Benvenuti nella mia cucina. Questa sera prepareremo insieme un piatto molto semplice: pasta, zucca e ceci. Gli ingredienti che ci servono sono: qui ci sono 400 g di zucca, abbiamo 350 g di ceci, abbiamo del parmigiano grattugiato, della cipolla e dell'aglio tagliati, poi abbiamo del prezzemolo, olio, sale, pepe e delle mezze maniche di pasta fresca. Allora, come prima cosa andremo un attimino a soffriggere l'olio con l'aglio e la cipolla. Una volta che la cipolla e l'aglio hanno iniziato a prendere colore, immergiamo subito la zucca. Ecco qui. Poi, subito dopo, aggiungiamo pepe. Il pepe è facoltativo, ma se non c'è pepe nella vita non c'è niente. Quindi ecco qui, abbondante pepe, mi raccomando. Ecco fatto. Poi aggiungiamo un pochino d'acqua alla cottura, in modo che la zucca riesca a cuocersi senza friggere troppo. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, quando vedremo che la zucca ha iniziato un pochettino ad ammorbidirsi, è arrivato il passaggio dei ceci. Eccoli qua, questi sono ceci di Cicerale. Questi ceci vengono cotti, la sera prima vengono messi nell'acqua, si fanno stare tutta la notte, la mattina si mettono a cuocere e poi quando ci servono per la nostra zucca verranno utilizzati. Quindi questi non vengono cotti insieme alla zucca, ma precedentemente questi sono già lessati, quindi li dobbiamo solo aggiungere a metà cottura della zucca, aggiungiamo i nostri ceci. Dopo che abbiamo aggiunto i ceci, prendiamo il nostro prezzemolo e ci facciamo una bella spolverata così di prezzemolo, via, che dà sapore, più ne mettiamo il migliore. E infine aggiungiamo il sale. In questo modo lasciamo cuocere per un 10-15 minuti, non più. Quando ci rendiamo conto che è cotto, che si è amalgamato il tutto, allora prendiamo un mixer da cucina e frulliamo il tutto. Il nostro risultato finale sarà questo qui. Adesso vado a buttare un attimo la pasta, se non cuoce nel frattempo. Copriamo con il coperchio finché non arriva il colore di nuovo l'acqua. I 5 minuti sono trascorsi. Adesso prendiamo le nostre mezze maniche e le andiamo a scolare. E adesso le nostre mezze maniche dovranno essere saltate in padella. Quindi mettiamo fondo della padella, mettiamo la nostra crema di ceci e zucca. Che profumo! E adesso andiamo a immergere la nostra pasta. Giriamo ben bene, facciamo amalgamare il tutto. Adesso facciamo una bella spolverata di parmigiano, pecorino, quello che uno ci vuole mettere, non è necessario per forza il parmigiano, eh? Questione di gusto, potete anche non metterlo. Con l'aiuto di un cucchiaio metteremo l'altra nostra crema.
Il piatto di questa sera è pronto. Vi auguro una buona cena. A proposito, fatelo subito. La serata è abbastanza fredda, quindi la zucca e ceci va benissimo. Grazie a tutti, grazie, grazie.